Eder. Mech. Pallister. La tragica vicenda di Abderrahman Hamedane, un cittadino marocchino di 48 anni, si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo senza vita nel fiume Uso, situato nella provincia di Rimini. Il 29 ottobre, il suo cadavere è stato rinvenuto galleggiante nel tratto di fiume che si estende tra i comuni di Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli. La scoperta ha destato incredulità e sgomento, e ha portato a un'immediata indagine per capire le circostanze della sua morte. Le autorità hanno confermato che Hamedane è stato vittima di un omicidio. L'autopsia, richiesta dalla Procura della Repubblica, ha rivelato dettagli inquietanti. Quando il corpo è stato recuperato, Hamedane aveva con sé un cellulare, documenti d'identità e una piccola somma di denaro contante. Elementi che hanno facilitato la sua rapida identificazione come residente legale in Italia. Solo pochi giorni prima del tragico evento, Hamedane si preparava a iniziare un nuovo lavoro come bracciante. Tuttavia, il destino crudele ha voluto che il suo corpo venisse scoperto giovedì scorso da alcuni lavoratori addetti alla manutenzione del canale. I lavoratori, impegnati a pulire la stradina di ghiaia lungo il fiume, hanno notato il corpo di Hamedane riverso a faccia in giù nell'acqua. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri di Bellaria Igea Marina, affiancati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale. Ora, l'indagine è nelle mani degli investigatori del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini, sotto la guida del sostituto procuratore Alessia Mossi. L'ipotesi principale è quella di omicidio volontario. Secondo le prime analisi, la morte di Hamedane risale a poche ore prima del ritrovamento del corpo. Si sospetta che sia stato strangolato o che abbia subito lesioni interne conseguenti a un'aggressione. Un dettaglio cruciale emerso dall'autopsia è che Hamedane era già deceduto quando è finito nel fiume, poiché nei suoi polmoni non è stata trovata acqua. Escludendo quindi l'annegamento come causa del decesso. Il corpo è stato recuperato dalla squadra di soccorso acquatico dei vigili del fuoco. Hamedane non aveva precedenti penali di alcun tipo e si era trasferito in Italia dal Marocco con un volo atterrato a Bologna. Aveva deciso di vivere con alcuni familiari in Italia, mentre sua moglie era rimasta in Marocco. La sua intenzione sembrava essere quella di rimanere nel paese per pochi mesi prima di tornare a casa. Tragicamente, il suo corpo è stato recuperato a poche centinaia di metri dalla casa che condivideva con i parenti a Bellaria Igea Marina. Questa storia solleva molte domande sulla sicurezza degli immigrati e sui pericoli che possono affrontare anche quando si trovano legalmente in un paese straniero. L'indagine continua per scoprire chi sia responsabile di questo atroce crimine e per dare giustizia ad Abderrahman Hamedane e alla sua famiglia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!